Uè ragazzi, bentornati! Oggi per voi sono andato ad affrontare 11 missioni di accampamenti e mi sono svuotato completamente lo zaino. Come vedete non ho risorse, mi sono tenuto solo un po' di armi da mischia ma anche d'assalto e quelle che sono le mie trappole, roba che comunque non andrà a confondersi con quella che otterrò adesso. Beh, vedremo dopo 11 missioni di accampamenti, perciò precisamente dopo 99 accampamenti, quanto loot riesco a ottenere. Ora sono a zero di risorse, non ho materiali. Vedremo, raga, sono davvero, davvero curioso. Questa è la build che andrò a utilizzare per effettuare le 11 missioni di accampamenti, quindi per tutti i 99 accampamenti. Vi anticipo che non sarò da solo a effettuare questa missione, semplicemente non volevo stare da solo per tutte queste ore, mi sono trovato un compagno con cui effettuare tutte queste missioni. Sono davvero curioso di vedere la mia ricompensa finale, ma suppongo anche voi, raga, perché gli accampamenti è una delle poche missioni dove appunto veniamo ricompensati con materiali del farming per combattere. Cioè noi ammazziamo gli accampamenti, ammazziamo gli zombie e veniamo ricompensati con materiali che sono utili alla nostra sopravvivenza su questo gioco, semplicemente. Io per voi andrò a affrontare 11 missioni con 99 accampamenti a 140 e vedremo alla fine il mio loot finale. Ci tengo a precisare che questo è il primo episodio, potrebbe essere una lunga serie in quanto gli accampamenti sono veramente randomici, cioè possono nascere magari, cioè magari in una missione potrebbero nascervi 7 accampamenti di metallo, uno di legno o magari il contrario. In una missione 9 accampamenti di legno e uno di metallo, insomma. Ma raga, è veramente randomico. Senza contare che comunque gli zombie rilasciano il loot. Comunque andremo a lottare anche tutto quello che ci rilasciano gli zombie in terra. Senza contare che la mappa poi sarebbe piena anche di storm chest eccetera eccetera. Ma io mi focalizzerò solo ed esclusivamente sulla ricompensa degli accampamenti. Questa è la build che ho utilizzato per tutto il video. Mi faccio togliere lo scudo e come vedete ad ogni tot di energia persa recupero lo scudo. Quindi effetto l'attacco alternativo con la falce, continuo a roteare finché uccido zombie, continuo a recuperare energia e allo stesso tempo scudo. Quindi questa build è parecchio parecchio comoda appunto per gli accampamenti, visto che sono tanti zombie tutti riuniti, no? Essendo così possiamo cavarcela anche da soli in caso. Ecco a voi il loot finale, raga, dopo ben 99 accampamenti. Questo perché? Perché una missione di accampamenti ha 5 accampamenti standard e 4 bonus, quindi sono 9 accampamenti a missione. Io ho effettuato 11 missioni di accampamenti, quindi 9 per 11, 99. Concedetemi quell'uno che non andrò a effettuare perché tanto potrebbe darmi veramente una schifezza se lo faccio piccolo, però una bella ricompensa se lo faccio grosso, però così sono 11 missioni veramente pulite. Andiamo a vedere il mio inventario. Abbiamo 3 armi che sicuramente andrò a ricevere. Una super mazza verde, GG. Poi abbiamo un po' di trappole inutili che comunque possiamo metterle nei muri per riprenderci le nostre risorse.
e qui tutti i materiali completamente farmati dalla missione. Ecco, allora, ricapitoliamo. 40 di raggio, 36 di corlucente, 38 di scagliabuia, 60 di ossidiana, 108 efficienti, 52 lucide, 24 marchingegni rotanti, 173 di spago intagliato, 99 di spago montano, 2 di quarzo, attenzione, manco troppo, 29 di carbone, 200 di nastro adesivo, altri 76 di nastro, 4 barili, 65 di resina adesiva, 169 di ossidata, 101 polvere nera, 800 assi, raga, 810 per la precisione, 43 batterie, 31 erbe, più o meno 918 minerale grezzo, sì, 19 fiori e 2, 4, 6, 8, 768 vite bulloni. Tutto questo è loot di 10 missioni di accampamenti al 140, raga. Tutto quello che vedete qua in terra. Lo riprendiamo su tutto. Che dire, io ho fatto anche questo video per cercare di motivarvi a effettuare questa missione, raga, perché qualora voi rimanete senza risorse, un domani partite da zero, non dico da zero, ma comunque veramente da risorse veramente, veramente basse, effettuare gli accampamenti è un'ottima missione, perché oltre agli accampamenti in sé avrete modo comunque di fare storm chest, di fare mutaforma, di aprire le casse, di spaccare in giro. Io in questa missione mi sono basato solo ed esclusivamente sulle varie ricompense degli accampamenti. Ci tengo a precisare che ho lottato appunto in giro gli zombie, quello che droppavano uccidendoli, però non ho effettuato storm chest, non ho effettuato tiri al piattello, non ho effettuato grilli radar, non ho effettuato nulla di tutto questo, raga. Questi sono semplicemente 99 accampamenti di nemici puliti, i quali sono 50 accampamenti standard e piccoli e 40 bonus enormi. Queste sono le loro ricompense. Io spero che il video vi sia piaciuto, raga, fatemi sapere con un commento cosa ve ne pare. Intanto andiamo a riciclare questa, via. E pure questo, ci riprendiamo un po' di roba a 3 stelle. Beh, le trappole, raga, è inutile dirvi che converrebbe appunto metterle addosso a un muro piuttosto che riciclarle. Le spacchiamo e ci ripigliamo tanti tanti materiali rispetto a quando andremmo appunto solamente a riciclarle. Su questo io vi ho spiegato con un video appunto riguardo cosa era meglio fare. Spero che questa idea appunto vi sia piaciuta e vi avviso già, raga, che ho in mente un'idea per un video bomba. Noi ci vediamo domani. Bella bella! When I was just a kid.